Babbo Natale, vai! Che aria! Mi avete saziato di... Bravo Don Giovanni! Non ho fatto manco la barba, quindi attacca tutto. È il sudore. Questa è la prima volta che vediamo un preto mezzo alle preti. Mezzo alle preti. Mezzo alla gente. Mamma mia. Tutto qua, Luigi. Ok. Misero com'è. Veramente complimenti. È qui con noi Don Giovanni. È il primo Natale che passa con i nuovi parrocchiani. È Natale per antonomasia, è il mese della solidarietà, del volersi bene. C'è qualcosa di nuovo dell'aria, non ogni Natale, è qualcosa di diverso. Ecco, invece il Natale mica è solo solidarietà, è anche qualcos'altro. Beh, è innanzitutto l'attesa di colui che deve venire, no? L'attesa di Dio che torna in mezzo a noi. Non perché non ci sta mai, torna, è un ritorno, tornare nel cuore di ogni uomo per invitarlo, no? A diventare migliore. Quindi è un po' quello con tutte le attività che ci sono qui, i movimenti, i ragazzini, le mostre, per rendere credibile questo amore di Dio. Difatti il Verbo si è fatto carne ed è sceso in mezzo a noi. Esattamente, si è fatto carne, ma è quello di questo ci dobbiamo convincere, che Dio torna realmente, veramente in mezzo a noi e ci ripropone. Sono 2002 anni, non ancora si stanca a noi. Cosa vuoi dire ai tuoi nuovi parrocchiani per Natale, ecco, per Natale e per l'anno nuovo? Beh, innanzitutto che partendo dalle letture di oggi, no? Davide che voleva costruire il tempio, facciamo nascere Dio nel nostro cuore, perché la verità è dentro. Se lo facciamo nascere dentro di noi, sicuramente poi esternamente renderemo credibile questo amore di Dio. L'anno nuovo possa portare tanto benessere a questa comunità, a questo paese, soprattutto possa portare tanta serenità. Non tanto la felicità, ma la serenità, perché ogni cuore sia pacificato con se stesso e con gli altri. Grazie per queste belle parole, grazie di cuore. A voi. È grande? No, va bene. Aspetta. Abbiamo ritirato un po' di tutto. Al contrario. Allora, noi dopo che ha detto nel nome del Padre e del Figlio, noi cominciamo a salire. Hai visto? Penso che è la seconda volta che lo metto. Sì, e questa è dell'ordinazione. Sì, il Signore mi ha detto, tu sei mio figlio. Io oggi ti ho generato. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comune gioia, il Natale del Signore. Signore Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, figlio dell'uomo, che conosci e gloria in eccelsis Deo. Thank you.
Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Seguiti. Del profeta Isaia, il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai spezzato il gioco che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone dell'abuzzino. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e il suo regno, che egli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia. Ora e sempre, questo farà lo zelo del Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Oggi è nato per noi il Salvatore. Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo ai popoli narrate la sua gloria. A tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Oggi è nato per noi il Salvatore. Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono, si rallegrino gli alberi della foresta. Oggi è nato per noi il Salvatore. Esultino davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti. Oggi è nato per noi il Salvatore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Carissimo, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri dei mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Dio, che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza, per giungere alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. L'augurio di Buon Natale a tutte le famiglie della parrocchia, anche a quelle che sono venute per passare con i parenti questo momento di festa, un po' inflazionata ma festa. E allora vediamo di recuperarla come momento in cui le famiglie si ritrovano, momento in cui le persone tornano alle proprie radici per vivere tranquillamente. Sia questa la notte in cui ognuno di noi nella famiglia possa avere un pizzico di serenità. Buon Natale a tutti. Grazie.
Nel nome del Signore andiamo in pace. Il muro.